Siamo in Russia nel 1942, esattamente a luglio. Era passato un po' di tempo dall'inizio dell'operazione blu. Le truppe tedesche erano arrivate alle porte della Terza Roma, Mosca. A Berlino, nella sede del Reich, Hitler, insoddisfatto del risultato dell'operazione, che andava contro le previsioni dei suoi generali, gli diede una bella batosta. Le nostre truppe stanno rallentando! È inaccettabile! Dividete le truppe in due eserciti. Uno va verso Mosca, invece l'altro verso sud. E a sua volta dividetelo in due parti. Una che va verso il Caucaso, l'altra verso Stalingrado. Va bene, capo, va bene. E così fu. Hitler usò gran parte delle sue forze verso il Caucaso e a luglio iniziò una seconda fase dell'operazione blu. Ma a quel punto nella mente di Hitler non era più una guerra per la conquista dell'Unione Sovietica, ma era diventata una crociata contro il comunismo sovietico. Stalingrado, l'odierna Volgograd, non era di estrema importanza. Stalingrado sorgeva sul fiume Volga. La città però aveva una grande caratteristica: il suo nome. Infatti Stalingrado si chiama così dal capo dell'Unione Sovietica, Josef Stalin. Quindi aveva un senso più morale che strategico. A luglio del 1942 i tedeschi arrivarono alle porte della città e lì iniziò l'estrema resistenza sovietica, che con l'avanzare dei mesi diventerà sempre più dura. Infatti arrivò un ordine direttamente da Mosca, direttamente da Stalin, che recitava così: non un passo indietro. A guidare le truppe tedesche c'era il generale Friedrich Paulus. Il 21 agosto i tedeschi arrivarono alle porte del centro abitato e lì la battaglia diventò sempre più cruenta. Ad avere il compito di proteggere la città c'era la 62esima armata sovietica, guidata dal generale russo Vasilij Kuzhov. A settembre nel 1942 i tedeschi arrivarono alle porte del centro abitato della città. Stalin e i vertici sovietici decisero di far passare delle truppe il Volga ed andare a fortificare le linee sovietiche. E come ci ricorda un soldato nel suo diario, Stalingrado non è più una città. Di giorno è un'enorme nuvola di fumo accecante e quando arriva la notte i cani si tuffano nel Volga, perché la notte di Stalingrado li terrorizza. Il 26 settembre i tedeschi avevano preso gran parte del centro abitato, ma mancava ancora la zona industriale, pienamente in mani sovietiche. E a quel punto si iniziava a combattere, casa per casa, stanza per stanza e strada per strada. E non combattevano solo uomini, ma anche donne e purtroppo pure bambini. Il 18 ottobre i tedeschi sono tanto così da vincere. È a questo punto che inizia la famosa battaglia dei ratti, nominata dai tedeschi la Rattenkrieg o battaglia dei topi. L'8 novembre del 1942 i tedeschi si danno ormai per vincitori, ma contrariamente a quello che pensava Hitler, avvenne un miracolo. Infatti Stalin notò una cosa cruciale. Ehi, tedeschi tutti in città e le trovie coperte solo da italiani e rumeni. So cosa fare. Il 28 novembre alle 16 in punto iniziò l'operazione Urano e in poco tempo il fronte rumeno cadde e fu distrutto e Stalingrado fu accerchiata, e a sua volta cadde il fronte italiano. E a quel punto i tedeschi
da assedianti diventarono assediati. Appena Hitler lo scoprì, andò su tutte le furie, gridando ai suoi generali: fate qualcosa! Quel qualcosa lo fecero, ma di fretta e furia. Decisero infatti di aprirsi la strada verso la città. Hitler affidò il tutto al feldmaresciallo Erich von Manstein. Piccolo spoiler, il tutto fu un fallimento catastrofico. A dicembre del 1942, in pieno inverno, iniziò la controffensiva, ma le truppe italiane rimaste furono massacrate durante l'offensiva nemica di nome Piccolo Saturno. Invece quelle tedesche penetrarono, ma arrivarono solo a 48 km dalla città e alla fine furono costretti a ripiegare. A quel punto Paulus, disperato, andò da Hitler: prego, ci possiamo ritirare? Col cavolo! Ma se vi servono rifornimenti ve li daremo tramite aereo, ma nessuna ritirata! Ok capo, ok. E così fu. Hitler fece sganciare su Stalingrado i rifornimenti, ma il tutto portava dei problemi. Quali erano? Beh, i problemi erano che i rifornimenti erano scarsi, sarebbe dovuto arrivare il doppio di quello che è arrivato, quindi. In più era in pieno inverno russo, che rese il tutto molto più difficoltoso, e poi la contraerei nemica abbatté un bel po' di aerei e si impossessarono di vari rifornimenti. E quindi è come se non fosse successo nulla. E non finì qui. I sovietici, per impedire altri rifornimenti, attaccarono l'aeroporto della Luftwaffe, da dove partivano gli aerei tedeschi. La situazione era ormai critica. Il 10 gennaio del 43 iniziò l'operazione Anello per la presa finale di Stalingrado da parte dei sovietici. All'interno della città i sovietici in poco tempo la presero, vincolando i tedeschi in delle sacche accerchiate e difese col nulla. Paulus fu catturato dalle truppe sovietiche, escortato dal generale sovietico. Poi, semplificando al massimo, andò così: Hitler ordinò a Paulus di uccidersi, ma lui rifiutò, e così il 2 febbraio i tedeschi si arresero alle truppe sovietiche e dopo 6 mesi finalmente era finita la battaglia. La fine di quella battaglia fu anche la fine della Germania nazista e di Hitler. Da lì infatti i sovietici inizieranno a marciare verso Berlino.